Rimo al Barocco Ebleo, naturalmente sempre al fianco di Maria Bruna Petrocitto, sempre per la scuderia Fenix. Prima della gara, qualche impressione? Niente, siamo di nuovo qui a distanza di un anno, dove l'anno scorso abbiamo lasciato il rally per un secondo e mezzo. Quest'anno pensiamo di non lasciare niente a nessuno, così come... per usare una frase fatta. Quindi la macchina è bella, sicuramente rispetto all'anno scorso ha qualche cosa in più e speriamo di vincerlo. Dire, mi unisco a quello che ha detto come sempre Maurizio, e siamo, essere a Ragusa è sempre un piacere perché abbiamo un cuore molto ragusano. È la decima edizione, le abbiamo fatte tutte. E l'anno scorso appunto abbiamo perso il rally per un secondo e mezzo, quest'anno ci auguriamo di non fare errori e di riuscire a coronare bene questo decimo rally del Barocco Ebleo. La concorrenza per la classe è abbastanza difficile, poi in mezzo agli altri sono tecnicamente più evoluti, questa gara debutta levo 10, noi levo 6, ha un po' la sua età, però faremo il nostro meglio, cercheremo quantomeno di essere più vicini con i tempi al resto della classe. Dopo il Costa Saraceni e dopo lo sprint Terra di Bacco abbiamo iniziato un buon grado di sviluppo dell'auto, e tutto sta procedendo bene e insomma siamo pronti per questa gara a battagliare con le nostre avversarie. Beh, speriamo di riscattarci, la macchina adesso è guarita, almeno da ieri sera abbiamo finito al banco prova, i risultati sono usciti, adesso la testiamo pomeriggio nello shakedown e poi domani vediamo che succederà alla gara, speriamo bene insomma. Speriamo nella gara di domani. Però come sempre nel migliore dei modi, adesso stiamo andando a fare lo shakedown per vedere di migliorare il setup della vettura, la gara credo di averla preparata nel modo più giusto possibile, domani vediamo il primo giro come al solito, quello che viene fuori, e poi io ce la metto tutta come al solito. Ah!
Grazie.